premetto che spero di uscire illesa da questo video. Mamma che pericolo. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a fare un unboxing di un pacco che mi è arrivato nel video della scorsa settimana, che se ve lo siete persi vi lascio qua sotto il link nell'info box per andare a recuperarvelo. E oggi andremo a fare un unboxing di questo mega pacco della Dollskills. Tra l'altro amo sempre le buste dei pacchi di Dollskills, che sono tutte disegnate, mi piacciono un sacco. Quindi niente, direi di andarlo ad aprire subito. Tra l'altro è super gigante, era da un sacco che volevo questa cosa. Raga, è enorme. Si è anche un po' rotto, ma no problem, basta che l'interno sia perfetto. Faccio vedere prima a voi. E voilà! Ho preso i roller. Sì, non li ho mai provati. Mai provati. Se ne vedranno delle belle, perché ovviamente li andrò anche a provare insieme a voi in questo video. Oh mio Dio! Cerco di tirarne fuori uno, che così vi li faccio vedere per bene e poi vi vado a spiegare un pochino tutto quanto. Eccolo qui. Raga, adoro, adoro veramente un sacco. Non vedo l'ora di provarli. Io questi li ho presi sul sito di Dollskill. Inizialmente avevo puntato quelli che praticamente identici a questi, cambiavano veramente pochissimi dettagli. Erano quelli della marca Impala, che è un brand australiano famosissimo di roller, skates, comunque. Solo che quelli che avevo puntato io erano sold out ed erano arrivati gli sconti su Dollskills, visto che il prezzo cambiava veramente di 5 dollari da uno all'altro, ma neanche 5 dollari, forse anche meno. Va bene, dai, visto che sono scontati, proviamo questi qua. Adesso come premio ho voluto iniziare con dei roller neri, semplicissimi, se mi dovessero piacere anche magari per shooting, comunque vanno con qualsiasi tipo di outfit, no? Come vi stavo dicendo prima, non li ho mai provati in vita mia, quindi ho voluto provare questi qui a quattro ruote, perché ho l'equilibrio di una rana morta e pensarmi su quelli a quattro ruote, quelli in fila, no grazie. Come numero, io spero che mi vada bene, dopo proveremo tutti insieme. Ho preso quello che corrispondeva al mio numero di scarpe solito, perché mi sono informata, visto che so che ci sono alcuni modelli di calzature che andrebbero di un numero più grande o più piccolo, insomma, di quello che si mette solitamente. Mi sono informata e ho visto che comunque con questi consigliavano il numero solito. Adesso ci sarà un cambio di inquadratura, un cambio di location, di tutto, che le andremo a provare insieme, quindi ci vediamo fra pochissimo. Ok, rieccomi qui. Avrei tanto voluto portare le ginocchiere che avevo preso da qualche parte, solo che qualcuno, tra parentesi mia mamma, me le ha fatte sparire e quindi niente, sono tipo qui senza ginocchiere e speriamo. Invece mi sto incrociando tutto ciò che posso incrociare. Sono super bruciata con questa inquadratura, scusatemi, solo che era un po' l'unico modo per riprendere il tutto. Dopo ritornerete su con una luce un po' migliore. Scusatemi se sentite dei rumori, però qua sono in garage, cioè spaventamente in garage, quindi è abbastanza inevitabile. Mi sembra che vada come numero, vengo il più possibile. Sì, sicuro 100 su 100 che qua avrete un po' di rumore. Ripeto, mi dispiace, ma io già mi sto cacando per quando mi dovrò alzare. Tra l'altro c'è un freddo allucinante, cioè vabbè, dai, non è che si congeli proprio tipo inverno, però io sono molto freddolosa. Sta arrivando un'ariettina non propriamente calda. Infatti mi sono messa il giacchino perché sennò sarei tipo crepata. Penso che mi scalderò con l'ansia della morte, è la muerte in arrivo. No, ma io ho bisogno di qualcuno che mi tenga su. Ok, eccoli qua. Mi sono già mezza ribaltata quasi. E per mettermi così, comunque come numero mi sembra che vada bene. Anzi, forse un filino grosso, mi basta metterci una soletta, penso. Non riesco ad andare avanti di così. Sono tipo appoggiata al muro, ovviamente. Ma adesso ho chiamato un attimo mia mamma, che è tornata di sopra. Se può venire un attimo a darmi supporto, perché così vi faccio vedere, cioè, vorrei farvi vedere tutto il più possibile al meglio. Ok, adesso mi accompagni là. Devi fare così. Aspetta un attimo. Mamma che pericolo. Ok, dobbiamo stare qua. Ah, il dito. Ok, come inquadrato, ma qua ci siamo. Adesso cosa fate? No, non sei. Vuoi fare una cosa? Ti metti dietro le spalle. Sì, bravo! Ti cammini!
Così non posso muovere poco le gambe. No, ma uno che ti sta guardando. È piatto qua. Come piatto? Come, come un movimento. Eh sì, lo sei. Davvero? Oddio, ti sono partita lateralmente. E direi che... Aspetta, fammi andare un po' più vicino. Aspetta, beh. Questo è stato il primo tentativo con stampella. Eccomi. E niente, vabbè, ovviamente spero di migliorare un pochino, perché adesso non sono neanche riuscita ad uscire dal garage da sola. E prima avevo provato, persino non ho ripreso perché ero talmente disperata. Mi ero tipo messa in ginocchio, cioè sui roller. Andavo tipo nano con le mani per cercare di combinare qualcosa, ma poi la situazione era solo peggiorata. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, che mi abbia almeno intrattenuto, fatto un po' ridere. E se è così, lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, andatemi a seguire anche sugli altri miei social, TikTok e Instagram. Vi lascio i miei nomi qua da qualche parte. Ovviamente tutti i link giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Spero di non esserci. Ciao!